questa lezione della domenica. Ora canteremo un canto tradizionale che il nostro maestro, la nostra guida spirituale, Srila Prabhupada, voleva si cantasse sempre prima di una presentazione filosofica. Non so se tutti conoscono questa canzone, forse le persone nuove. C'è qualcuno di nuovo? Prima volta? Abbastanza. C'è una copia, ci dovrebbe essere, vero? No, anche un pannello, c'è scritto il Jaradamadava. Non c'è. No. Va bene, invito le persone nuove a ascoltare questa prima fase, queste prime quattro strofe che cantiamo, e poi canteremo il Mamantra, quindi potete unirvi tranquillamente al canto. Intanto gustatevi, non so, la melodia, il canto collettivo. Jayo Radha Madhava Jayo Kunjabi Hari Jayo Radha Madhava Jayo Kunjabi Hari Jayo Radha Madhava Jayo Gopi Janna Vallabha Jayo Girivaradhari Jayo Girivaradhari Jayo Gopi Janna Vallabha Jayo Jayo Gopi Janna Vallabha Jayo Girivaradhari Jayo Girivaradhari Jayo Gopi Janna Vallabha Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tiravanacharya Yamuna Tiravanacharya Jayo Radha Madhava Jayo Kunjabi Hari Jayo Radha Madhava Jayo Hare Krishna
Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. E Jayo Prabhupada, Jayo Prabhupada, Jayo Prabhupada, Srila Prabhupada, Jayo Prabhupada, Jayo. E Haribo, Haribo, Hare Bo Nityai Gora, Hare Bo Nityai Gora, Hare Bo.
Hare Krishna. Allora, oggi avrei una piccola presentazione per voi, dal titolo, Alimentazione e spiritualità. Che pensate? Interessante? Alimentazione e spiritualità, cosa vogliamo di più? Allora, il tentativo che cerchiamo di fare, no? In questo piccolo incontro, abbiamo una mezz'oretta, 45 minuti di tempo, cercare veramente di capire come combinare al meglio questi due aspetti che appaiono così diversi, così contrapposti, no? Alimentazione e spiritualità. Però cercare proprio di trovare il punto in comune, no? Il punto in cui combaciano, no? Il connubio perfetto. Allora, mio nome è Damodara Ananda. Non so cosa altro posso dire. Vissuto un periodo qui nel Tempio, ora chiaramente vivo fuori, e con mia moglie Sarvakanti, qui presente. E ci occupiamo, cerchiamo di occuparci, manteniamo un servizio per questo centro spirituale, di educazione, di formazione. Quindi diamo una serie di corsi online sulle scritture vediche e anche su altri argomenti, astrologia, eccetera, eccetera. Allora, iniziamo con questo alimentazione e spiritualità. Bene. Allora, prima di tutto volevo definire insieme a voi e chiarire il concetto di alimentazione che toccherò in questa presentazione. Secondo la visione vedica, il sé, l'anima, ovvero ognuno di noi, in questa condizione, in questa condizione fisica, in questo mondo materiale, è ricoperta, che vi piace o no, che lo riconosciate o no, che lo sappiate o no, da vari involucri. Vengono definiti involucri, o kosha, il termine sanscrito, che praticamente rappresentano delle fasi coscienziali, più che corpi, no, a volte si parla di aure, no? Questi corpi, più che corpi, sono involucri e sono soprattutto delle fasi coscienziali. Cioè, quello che voglio dire è che possiamo renderci conto di alcuni di questi corpi, di questi, scusate, involucri, ma di altri non ce ne rendiamo conto, va bene? Per esempio, l'involucro di cui voglio parlare in questo contesto, partiamo da quello più evidente, che ognuno di noi la mattina appena si sveglia, accende la luce, va allo specchio in bagno e lo vede, c'è poco da fare lì, no? Questo corpo qui, fisico, denso, grossolano, chiamatelo come volete, ognuno lo chiama come vuole. E quindi voglio proprio trattare l'alimentare questo corpo fisico, no? Che avviene appunto attraverso l'alimentazione, ovvero quella assunzione di alimenti che servono, in poche parole, a mantenerlo, no? Citavo questa presenza di altri involucri perché cercheremo di analizzare questo primo involucro, quello fisico, e capire come, anche alimentando quello, possiamo in un modo o nell'altro interagire anche con quegli altri involucri, consci o non consci, va bene? E questo è il punto interessante. A volte quando parliamo di alimentazione dovuto alla quantità di informazioni che riceviamo ogni giorno attraverso i mass media, internet ormai, il nostro grande istruttore informatore ufficiale, no? Internet. Chi non consulta internet, alzi la mano. Ok, va bene, va benissimo, ci mancherebbe, perfetto. Chiaramente internet è uno strumento, no? Può dare tanto, in senso positivo, ma può dare anche tante informazioni che non sono rilevanti. Discutevamo proprio oggi in macchina con Massimo,
una quantità di informazioni a volte non attendibili, non c'è un riscontro, una realtà su questi dati, no? Spesso sono invenzioni, sono speculazioni, sono idee che la persona che ha scritto ha elaborato per conto suo, in base alle sue percezioni personali, personali, individuali e quindi relative, relative alla sua percezione, al suo corpo. E poi soprattutto ormai la cucina ha preso il sopravvento, ormai la cucina è dappertutto, televisione, quanti programmi di cucina ci sono ormai? Una quantità impressionante, cioè, tutta una cucina, fanno anche le competizioni ormai, competizioni di cucina, olimpiadi di cucina, cioè, ma cosa ci fai? Insomma, quindi ce n'è, e poi internet chiaramente ci ha inondato di ricette. Chi non ha mai preso una ricetta da internet? La signora indiana, no? Ha mai preso una ricetta da internet? Vabbè, comunque, tantissimi hanno preso una ricetta da internet. Mia moglie, stava canti, anche tu, ammettilo. Ma qual è la funzione dell'alimentazione? Principalmente sono tre funzioni che ha l'alimentazione. La prima, quella che citavamo, è fornire energia a questa struttura fisica. Questa è la prima funzione, per poter eseguire le nostre attività giornaliere. Un altro punto importante dell'alimentazione, per questo diventa uno strumento, è allungare la vita. Cioè l'alimentazione corretta allunga la vita. È uno strumento per allungare la vita, però come ogni strumento, se utilizzato male, che fa? Ci accorcia la vita. E poi una terza funzione dell'alimentazione: purificare il nostro campo psichico, la mente. Va bene? Purificare il nostro campo psichico. Si va a giocare? Andiamo a giocare in fondo, però. Allora, quindi iniziamo dal primo punto, quindi fornire energia a questa struttura fisica. Qual è il punto? Quindi praticamente ingeriamo un cibo e questo cibo praticamente serve a produrre una certa potenza. Proprio watt, cioè ci sono scienziati che misurano in watt l'apporto, o in calorie, o in watt, chiamate come volete, l'apporto che il cibo dà a questo corpo umano. Chiaramente il corpo prende questa potenza, però non è detto che se uno mangia di più abbia più forza, abbia più potenza disponibile, ovvero il concetto di vitalità. Non è che uno più mangia più è vitale, anzi, vediamo che a un certo punto uno più mangia e la vitalità decresce. Quindi in realtà la vitalità è la potenza che noi inseriamo nel corpo, quindi l'energia che noi inseriamo nel corpo, meno i famosi sottrattori di energia, quelli che io chiamo sottrattori di energia, ovvero le tossine. Possiamo quindi comprendere che l'alimentazione, quindi voglio fare proprio un esempio con voi, a volte noi quindi categorizziamo però l'alimentazione come un qualcosa che agisce solamente, cioè lo consideriamo l'alimentazione come una camera chiusa. Quindi io cucino e mangio, fine lì. Io cucino, preparo e mangio, fine lì. Lo vediamo come un qualcosa a parte, un po' dovuto all'informazione, al modo in cui ci viene fornita queste informazioni dai vari strumenti di comunicazione. Cioè, vogliono rendere, compartizzare, permettetemi questo termine, compartizzare l'alimentazione come creare una bolla che sia indipendente da tutto il resto, dalla nostra vita quotidiana. Invece no, l'alimentazione è totalmente connessa con tutta la nostra vita. Facciamo un esempio. Uno si sveglia la mattina, ok, prima cosa che fa,
Vabbè, generalmente fa colazione. Ma quella colazione è funzionale per poter poi andare a lavorare. Quindi ci dà quell'energia per poter affrontare il lavoro, la nostra attività lavorativa. Quindi vediamo già che l'alimentazione è totalmente connessa al lavoro che facciamo. Ma c'è di più. L'alimentazione è totalmente connessa anche, e qui ci sono anche molte ricerche scientifiche, con il nostro riposo. C'è una connessione bionivoca fra ciò che mangiamo e come mangiamo e il riposo. Chi di voi ha mai sperimentato mangiare tardi e non riuscire a dormire? O dormire faticosamente o male? Io ho sperimentato, io pure. Quindi, perché la Ayurveda spiega che il riposo, un buon riposo, è il momento in cui noi digeriamo in realtà. Cioè quello che noi facciamo nello stomaco è una predigestione, una preassimilazione. La vera assimilazione di tutti i nutrienti avviene in uno specifico lasso di tempo durante il nostro riposo, ovvero dalle 10 della sera fino alle 2 del mattino. Per questo è così importante dormire in quel lasso di tempo. Quando uno dorme in quel lasso di tempo, termina il suo processo, completamente il suo processo digestivo e di assimilazione di quei nutrienti. Interessantissimo. Per questo si richiede, soprattutto agli spiritualisti, di cercare di garantire quelle ore di sonno, almeno quelle 4 ore di sonno. Poi il resto uno può, perché sono fondamentali. Chiaramente questo vale anche per la digestione emotiva, la chiamo, una digestione emotiva, cioè di tutti le vicissitudini, esperienze, situazioni che abbiamo vissuto durante la giornata. Se uno riesce a dormire quelle 4 ore, dalle 10 alle 2, assimila, riesce a analizzare, il nostro conscio e inconscio riescono ad analizzare perfettamente tutte le attività e situazioni emotive che abbiamo avuto durante la giornata. E le digerisce e scarta, come fa il nostro corpo, il nostro organo digestivo, scarta quello che non è importante. Quindi sia il nostro apparato digestivo che la nostra psiche in quell'orario assimilano, si nutrono il nostro corpo e la nostra psiche alternativamente. Quindi vediamo come importantissimo come l'alimentazione influisca sul riposo e come un buon riposo influisca su una buona alimentazione. Se uno si alza bene, fresco, ha voglia di mangiare. Se uno si alza appesantito, stanco, diventa più difficile quell'atto di nutrirsi. Senza poi tenere in conto la grande relazione che c'è fra alimentazione e relazioni. Sapete che i più grandi affari a livello proprio commerciale, le più grandi risoluzioni diplomatiche, quindi a livello politico, in realtà sono tutte svolte a pranzo. Nel senso, quelle persone utilizzano il momento della cena o del pranzo per terminare i più grandi affari o le più grandi decisioni politiche. Se due capi di Stato si trovano sintonia nel pranzo, nella cena che fanno, sarà più facile concludere un qualcosa di diplomatico, un accordo politico. Per dire quanto è importante l'atto di alimentarsi nella nostra vita. È importantissimo. In realtà è correlato, è relazionato a qualsiasi altra attività che noi svolgiamo. Vediamo che la filosofia vedica fa un approfondimento relativamente agli alimenti, alla natura degli alimenti, e praticamente fa una analisi proprio energetica, cioè proprio un'analisi energetica che dobbiamo fare della natura materiale e quindi degli alimenti che fanno parte della natura materiale. E dice che praticamente Krishna afferma nella Bhagavad Gita che
ogni alimento in realtà ha un'influenza, è costituito un'influenza da tre tipi di energie. Che sono le tre tipi di energie che vengono definite nella Gita, nella Bhagavad Gita, sono ignoranza, passione e virtù. Ma analizziamole bene, perché uno dice così, poi che si capisce poco. Allora, cos'è, per esempio, cosa vuol dire che un cibo è influenzato, o un qualsiasi aspetto della nostra vita è influenzato dall'ignoranza? L'ignoranza dobbiamo vederla non tanto nel termine che è il non conoscere, ma in realtà è intesa come un'energia di trasformazione che porta al deterioramento. Cioè, è un'energia intrinseca che ogni oggetto materiale, quindi anche il cibo, ha in questa dimensione, che lo porterà a deteriorarsi, gradualmente a ridursi, a stringersi, a scomparire piano piano, a riprendere altra forma energetica. Va bene? E questo è il concetto di questa energia detta ignoranza. Poi c'è quello che viene chiamato rajas, passione. Anche questa è un'energia di trasformazione, però di creazione. Vediamo come i cibi hanno questo effetto su di noi, hanno questo quantum energetico che ci permette di creare, creativa a livello di cibo vuol dire creare, facilitare metabolismo, facilitare la trasformazione positiva. No? E poi la vitalità. E poi c'è un'altra energia che è il sattva, questa virtù, che è un'energia di mantenimento, ciò che permette, che ci permette di perdurare. No? Quindi anche, ci sono anche alimenti che hanno questa caratteristica, ci forniscono questa energia che ci permette di mantenerci costanti, mantenerci in un certo stato, una certa condizione fisica. E quindi questi testi vedici selezionano tutti i cibi che ci sono nel nostro campo alimentare e li suddividono e li fanno appartenere a una o l'altra categoria. Quindi ci sono cibi in ignoranza, ci sono cibi in passione e cibi in virtù. No? Potremmo fare un esempio. Per tutti è chiaro, o possiamo fare anche un esempio pratico? Un cibo in virtù, qualcuno lo nomini? Il burro e il latte, perfetto. La frutta. Sì, il latte, benissimo. I cereali. La verdura, permettetemi. Permettetemi la verdura. Ok? Sono tutti cibi che ci permettono di mantenere, ci danno questa energia di mantenimento ideale, ottimale del nostro corpo. Poi ci sono cibi in passione. Poi la scelta. Cibi in passione. Le fragole? No, lasciamole in virtù, dai, le fragole. Sì, sì. Con la panna. Famosa combinazione mortale, che nessuno, comunque buonissima al gusto, però latticini con frutta, vai. Sì, più che legumi può darsi, sì, qui poi si entra anche in un altro campo grazie alle modificazioni che l'uomo odierno ci ha imposto, sì. Però diciamo più tipo roba piccante, il salato, cose eccessive che inizialmente creano, no? Ci danno questo piacere, ci danno questa, a chi non piace, poi insomma abbiamo, sì, insomma c'è un influsso anche in questa cultura della cultura indiana, no? Che si è, c'è la cultura vedica, poi c'è la cultura indiana che ha preso, no, spunto, ma ha preso proprio spunto anche da questi cibi un po' più piccanti, no? Insomma, cucina indiana famosa per, non so se conoscete, no? Per le spezie, sì, quelle proprio piccanti, sì. E quindi però il problema è che inizialmente ci danno apparente felicità, ma
a breve, direi anche, ma a medio lungo termine sicuramente, ci inducono in sofferenza. Una grande quantità di cibo piccante produce nel nostro stomaco, cioè origina, fa sì che il nostro stomaco debba produrre muco, deve produrre una sostanza che lo protegga dall'aggressività di questi alimenti, insomma, no? E poi, beh sì, l'abbiamo toccato, ah no, i cibi di ignoranza, tocchiamo i cibi di ignoranza, gli ultimi, non c'è, non si può, beh, si può dire esistono cibi di ignoranza, che pensate? La carne, tutti questi alimenti che... Anche il gorgonzola, direi, in un certo senso, se c'è troppi batteri lì, non so, visto, c'è... Ma ci sono formaggi francesi in cui c'è proprio il verme dentro, premetto. Anche sardi, immagino, quella zona, beh, era, sì, l'abbiamo avuta a comune con la Sardegna, francesi, e la Corsica. Quindi, insomma, vediamo cibi che tendono veramente a far degenerare velocemente la nostra capacità di mangiare, di pensare, vivere, insomma, sono alimenti impegnativi, insomma. Quindi anche, per esempio, a volte si sottointende per questi cibi di ignoranza, cibi che sono stati cucinati da molto tempo, quindi che hanno raggiunto, che hanno già progredito nella loro trasformazione, nella loro degenerazione naturale, no? Nella loro degradazione naturale. Quindi mangiare un cibo stantio, vecchio, insomma, non è piacevole per il corpo. Il corpo ce lo dice, eh? Il corpo ci avverte subito, perché probabilmente vomitiamo, se ci va bene, o se no avremo molte problematiche intestinali sicuramente. Quindi vediamo come la cultura vedica inizia a suddividere, no? Tutti gli alimenti in base a energie, no? Quindi l'alimentazione come energia proprio. Shishirada Prajasundara Kichai Jagannabaladeva Subhadramarani Kichai Goranitai Kichai. Ma allora, a questo punto, ora che abbiamo fatto questo preambolo per veramente far vedere come l'alimentazione è centrale nella nostra vita ed è connessa a tutto, ed è un'energia importantissima. Allora, come iniziamo a far vedere questa connessione fra alimentazione e spiritualità? Prima di tutto, volevo dirvi questo. In ogni campo, politica, ma soprattutto lo sport, lo spettacolo, vedete che le persone, i grandi professionisti di ognuno di questi campi, non è che ha un approccio azzardato all'alimentazione. Anzi, di solito le persone con maggior successo sono quelle che curano in modo più attento la loro alimentazione. Confermate? Se analizzate la vita di una pop star o la vita di un politico o di un uomo di successo, ognuno di loro ha attentamente ottimizzato il modo di alimentarsi, perché è cruciale per tutte le attività che fa. Allora, con questo preambolo, secondo voi, uno serio spiritualista può veramente mettere da parte l'alimentazione o prenderla sotto gamba? No. Se vogliamo avere successo, o almeno creare le basi per avere successo nella nostra pratica spirituale, è fondamentale curare, ottimizzare la nostra alimentazione. Ma la prima considerazione che volevo fare su come unire la spiritualità con l'alimentazione ci viene dato nel terzo capitolo della Bhagavad Gita. È interessantissimo come in questo capitolo Shri Krishna, che secondo la nostra tradizione è Dio la persona suprema, ci presenta questa connessione fra spiritualità e alimentazione. Allora cosa dice lui? Lui dice, guarda, l'universo
si basa su un ciclo energetico. Cioè, c'è un ciclo energetico che se noi manteniamo in rotazione, manteniamo uniformemente circolare e attivo, beh, abbiamo successo e connettiamo l'alimentazione con la spiritualità. Va bene? Ve lo spiego questo, ve lo scrivo questo ciclo, perché a descriverlo poi uno dice, ma si capisce nulla. Mi permettete? Ci vedete tutti da qua? Più o meno, eh? Vabbè, dai, si sposta. Allora, praticamente si dice così, no? Allora, il concetto che viene dato di vino nella tradizione vedica è il concetto di verità assoluta, va bene? Questo concetto è un concetto bellissimo, che va oltre il semplice concetto di Dio. È un concetto che ci permette di vedere una realtà spirituale che può presentare vari aspetti, va bene? Quindi, però chiaramente questa verità assoluta, secondo la nostra visione, no? La visione della filosofia vedica, è una visione personale. Cioè, il Supremo, oltre che energia, è anche persona. Va bene? Allora, cosa fa? Questa verità assoluta, ovvero il concetto di Supremo, da una parte ci permette, crea i testi sacri. Bene. È grazie a lui che i testi sacri si manifestano in questa dimensione. È lui che con la sua potenza attiva la presenza, permette la presenza di questi testi, in varie forme, in vari modi. E da questi testi ne nascono indicazioni o doveri. Cioè, questi sono i consigli che vengono dati dal divino per poter ottimizzare la nostra vita in questa condizione, in questa dimensione. Bene. D'altra parte, il Signore, e qui la farò breve perché insomma è un campo abbastanza grande, il Signore crea anche, lo metto sotto un solo termine, natura. Questo concetto di natura non è un concetto impersonale, un concetto così aleatorio, così generale, è anche un concetto personale. Cioè, dietro questo concetto natura si nascondono anche persone, soggetti, però non andiamo in specifico perché è molto lungo. Però chiaramente include anche la dimensione in cui viviamo, e da questo abbiamo gli agenti atmosferici. Pioggia, vento, sole, va bene? E da questo cosa deriva? Connubio di questo deriva, la faccio veloce, il cibo, va bene? Questo per ora è un ferro di cavallo, perché manca un tassello che unisca i nostri doveri prescritti con questo cibo, così che venga chiuso questo ciclo energetico di dare e ricevere, perché qui si dà e si riceve, si dà e si riceve, ma manca un anello lì, e sapete qual è? E ve lo scrivo io. Si chiama offerta, va bene? L'offerta, ovvero yagya in sanscrito, l'offerta unisce il cibo ai doveri. Chiaramente il dovere ci chiede l'offerta, ma poi a noi, è qui che l'uomo entra, è qui che l'uomo entra col suo desiderio, la sua volontà, in questo ciclo perfetto, ok? Fa un'offerta a chi?
un'offerta al divino. Cioè offre questo cibo al divino. In questo modo chiudiamo perfettamente questo ciclo. C'è un dare, che è l'offerta, e c'è un ricevere, che è il risultato, il prodotto dell'offerta. Faccio un esempio pratico. Per esempio, nella nostra tradizione è usanza di offrire del cibo alle divinità, alla nostra concezione di divino. Però chiaramente il divino, certamente, accetta questa offerta, ma poi restituisce il risultato dell'offerta a noi sotto forma di cibo. E quindi poi noi ne otteniamo il beneficio, no? Quindi questo aspetto dell'offerta è il primo tassello, il primo passo che possiamo fare per poter unire l'alimentazione alla spiritualità. Comprendere che possiamo utilizzare questa alimentazione e offrirla. Questo atto di offerta non è un semplice offrire per poi riottenere un qualcosa, che va bene, inizialmente va benissimo, anche se c'è una finalità egoica nell'offrire al divino, a questa entità superiore, anche se c'è questa aspettativa nel riottenere quello che abbiamo offerto, inizialmente va benissimo. Non c'è problema, è perfetto. Perché no? Perché questo atto risveglia in noi vari stadi di consapevolezza. Prima di tutto ci rendiamo conto che non siamo alla cima della scala gerarchica. Interessante, eh? C'è qualcuno più grande di noi, c'è qualcuno più in alto di noi, c'è qualcuno che la sa più di noi. Qualcuno che ha una visione più grande di noi, perché se ci abbassiamo, ci rendiamo più umili per offrirgli questo cibo, vuol dire che lui è più di noi. Va bene? E già qui la nostra identificazione con questo mondo, la nostra identificazione che noi siamo tutto il mondo, che il nostro piccolo cervello, la nostra piccola psiche è tutto il mondo, già, aspetta, c'è qualcun altro, eh? No, avete presente quelli che la mattina si svegliano e sono in ritardo al lavoro e sembra che la strada è solo loro? Avete mai visti quelli? La strada è solo loro, cioè se te vai un chilometro all'ora più piano di quello che devi, clacson immediato. Perché pensiamo di essere noi dobbiamo arrivare al lavoro, noi dobbiamo fare questo, noi dobbiamo fare quegli altri, quell'altro, quello, quella cosa. Gli altri sono in intralcio, no? Con questo atteggiamento di offerta iniziamo a cambiare la nostra prospettiva. C'è qualcuno più di noi. Il centro è cambiato, il baricentro cambia. Non siamo più noi al centro, è la persona a cui offriamo, è lui il centro. Diventa lui il centro. Un po' come quando ci sposiamo. Prima eravamo il centro, poi il centro diventava loro. Il baricentro si sposta velocemente sui figli, poi quando inizia a urlare facilmente si sposta il baricentro. E quindi interessantissimo questo aspetto dell'offerta. Quindi abbiamo capito che questo è il modo per collegarci con l'offerta, il modo per collegarci alla spiritualità, collegare spiritualità e alimentazione. Ma vediamo come dovremmo gestire questa alimentazione, almeno per uno spiritualista, no? La Gita tocca in molte occasioni, in molti punti, in molti passaggi tocca qual è il modo migliore per gestire, per esempio, il mangiare. E dice, guarda, Krishna dice, guarda, non mangiare troppo, ma nemmeno troppo poco. E questo è già un buon criterio, no? Perché tendiamo agli estremi, è la nostra natura, tendiamo agli estremi. Quindi non mangiare né troppo né troppo poco. Prima avevamo detto un'altra indicazione. Beh, cerchiamo di convergere verso un tipologia di cibo, cerchiamo di convergere verso un cibo virtuoso. Questa era l'altra informazione che ci dava la Gita. E poi
poi ci dice, guarda perché Krishna dice, guarda perché chi è moderato nel mangiare, cioè non è che solo dice non mangiare troppo, non mangiare troppo poco, perché dice, vabbè, come quei genitori dicono, non fare questo, sì, vabbè, ma dimmi almeno perché, no, sarebbe interessante sapere perché. Ma l'interessante è che Krishna dice, guarda, il punto di essere moderato nel mangiare è perché allora potrai praticare yoga. Tradotto, potrai praticare quell'esercizio di unione con il tuo divino. Perché se non sei equilibrato, è difficilissimo poter veramente aspirare all'unione con il divino. E questo parlo a livello di alimentazione. Poi si passa anche a livello psichico, no? È un gran lavoro anche lì. Va bene, siamo un po' a corto di tempo, però io continuo. Poi, se avete domande, prego, io posso fare un break, se avete domande, prima di affrontare una seconda sezione abbastanza intensa. Nessuna domanda, tutto ok? Prego. Passione. Ah, scusi, vuoi che ripeta? Se vuoi sì, grazie, per favore. Sì, se potevi spendere qualche parola in più in merito all'aspetto della cottura dei cibi, visto che prima appunto li menzionavi, però non vorrei farti andare fuori tema, anche perché hai detto che c'hai poco tempo, quindi se tu ritieni che rientri, insomma, certo. Sì. Libero, Immagino, sì, guarda, indubbiamente la cottura ha una certa importanza, indubbiamente. Chiaramente ogni cibo cotto eccessivamente, carbonizzato per esempio, no? Chiaramente è un cibo che già si trasforma velocemente, cioè va già nel campo dell'ignoranza, questo cibo che facilita il deterioramento nel nostro corpo. Quindi indubbiamente. Poi il punto è che ci sono cibi e cibi, ovvero ci sono cibi che va benissimo. Io premetto, io non sono un fanatico dell'Ayurveda, non sono un fanatico di nessun tipo di cucina, sono un fanatico del buon senso. Con questo voglio dire che secondo me è molto soggettivo, quindi ogni persona deve veramente, quando si pone ai fornelli, quando si pone davanti a un piatto, deve fare le sue valutazioni di esperienza. E questo è il primo punto importante. Quindi quello che può essere troppo cotto per una persona, per un'altra non lo è. Quello che non è cotto fa male a qualcuno, quello che è cotto farà male a qualcun altro. Però indubbiamente ci sono cibi che vanno cotti e cibi che non c'è bisogno che siano cotti. Per esempio, faccio un esempio, no? E questo è basato sulla mia esperienza, quindi prendetelo con le molle, perché è basato sulla mia esperienza. Ci sono cibi come per esempio i legumi, ma io sfido chiunque a mangiarli crudi. Cioè, è un'austerità, perché cioè, uno può anche degustarlo crudo, ma poi a livello corporeo, a livello interno, a livello di assimilazione, a livello di carico che è sul corpo, insomma è un lavoro. Quindi bisogna veramente essere maestri dell'arte, la cucina è un'arte, no? Quindi capire quali cibi sono da cuocere e quali invece non necessitano, chiaramente. Poi sono campi talmente vari, talmente ampli, quindi va veramente studiata a profondo e dipende dal tipo di alimento e soprattutto dal tipo di persona che li assimila, che li assume. Infatti, secondo me, i migliori cuochi siamo noi, per noi stessi siamo noi stessi. E penso chiunque di voi abbia sperimentato ciò. Quando ci cuciniamo è una cosa. Quando ci cucina qualcun altro,
se non è tua moglie è un problema. Dico perché c'è mia moglie presente. Scherzo. Vabbè, ho risposto un po', forse un po'. Quindi non è che la cottura va ad alterare un cibo virtuoso, lo fa diventare ignorante? No, secondo me dipende dal tipo di cibo, dal tipo di cottura e la sapienza di chi cucina. Perché ora entriamo, ora forse col proseguo di questo faccio un punto che ti aiuterà forse a avere una nuova prospettiva su questo tuo punto in termini di cottura. Perché sì, un cibo ha un carico energetico di per sé, perché non ci scordiamo che secondo la nostra filosofia ogni alimento in realtà è divino, perché è un'energia divina. Cioè, nella Bhagavad Gita, capitolo 7, viene spiegato che anche gli oggetti di questa materia, alla fine, sono energia divina, perché sono prodotti dal divino. C'è energia spirituale e energia materiale, però sono sempre, vengono ambedue dalla stessa fonte, quindi sono divini. Il punto è, quindi hanno energia di per sé, il punto è possibile aggiungere a quell'alimento un quantum energetico ulteriore. E questo è il prossimo passo che voglio toccare con voi velocemente. Nuovamente la Gita ci fa comprendere la connessione perfetta, a questo punto veramente perfetta, fra alimentazione e spiritualità. E c'è questo verso bellissimo, Patram Pushpam Palam Toyam Yobe Bhaktya Priyachati Taddaham Bhakti Uparitam, che dice praticamente: qualunque cosa tu mi offra, ma se sei nella coscienza giusta, questo è un punto importantissimo, non citato nel verso, purtroppo non so perché l'hanno messa nella traduzione italiana, se tu mi offri qualcosa, qualunque cosa, una foglia, basta una foglia, cotta o non cotta, una lattuga come uno spinacio, se tu mi offri un frutto che io consiglio di non cuocere, se tu mi offri un po' d'acqua, un fiore, allora se tu me lo offri con lo stato mentale appropriato, se tu me lo offri con amore e devozione, cosa vuol dire con amore e devozione? Riconoscendomi, dice Dio, dice Krishna, riconoscendomi come tuo oggetto di adorazione, ma di più, come tuo oggetto di amore, non solo adorazione. Perché adorazione è un livello, l'amore è un altro. E se tu me lo offri proprio con tutto il tuo cuore, puro nel cuore, se tu sei puro mentre me lo offri, cioè la tua intenzione è pura, allora io l'accetterò. E quando il Signore accetta quel cibo, vi pone dentro un quantum energetico impressionante, che non ha paragoni. E offerto con quello stato d'animo al Signore, come spiegavamo, questo cibo che diventa cibo trascendentale, ritorna a noi. Ritorna a noi, ma con un quantum energetico che va oltre quell'originale. E vi immaginatevi che impatto ha su noi come anima, su noi come corpo psichico, su noi come corpo fisico, a tutti i livelli. Questo mi ricollego alle prime frasi che ho detto, siamo fatti di involucri. Ma semplicemente offrendo qualcosa di materiale, l'alimentazione, un cibo, al divino, possiamo, se offerto con la coscienza appropriata, possiamo immediatamente nutrire tutti i nostri involucri, automaticamente.
Noi spieghiamo questi concetti ancora più profondamente nei nostri corsi, abbiamo dei corsi online, è un progetto di questa villa, un progetto di formazione della villa, in cui proprio analizziamo veramente a profondo questi concetti. Quindi, siete interessati, contattateci pure. Questo verso tocca due aspetti. Il principale è questo che vi citavo ora, però tocca anche un altro aspetto importantissimo, secondo me. Importante, però è una mia personale analisi, quindi è soggettiva, chiaramente. Questo verso spiega anche questo atto di semplicità, non nasconde solo amore e devozione, ma anche semplicità, semplicità in che cosa mangiamo. Cioè, se noi mangiamo semplicemente, come dice la Bibbia, nutritevi di erbe e frutti, no? Cosa dice la Bibbia? Cioè, cosa vuol dire? Cioè, tutte le scritture di qualsiasi tradizione danno questo concetto di semplicità, perché questa macchina, questo corpo umano, non ha bisogno di chissà quale tipo di alimento complesso, ha bisogno di cose semplici. Più è semplice, e più viviamo bene. L'acqua? Sì, l'acqua è più semplice di quella. Certo. Quindi, elementi semplici, ma offerti con amore e devozione. E otterremo un vantaggio impressionante alla nostra vita, un cambiamento impressionante. Chiaramente lavora a un livello talmente sottile che inizialmente non possiamo anche non rendercene conto, ma gradualmente lo vedremo il cambiamento, vedremo un cambiamento di coscienza impressionante, un cambiamento coscienziale impressionante. E la vita cambia, la visione della vita cambia. Va bene, io vi ringrazio per la vostra attenzione, avrei finito. Se ci sono ulteriori domande, prego. Prego, un'altra. Sì, c'è il microfono, c'era il microfono da qualche parte. Ah. Grazie Hare Krishna. Hare Krishna. Grazie per quello che stai dicendo, che credo che sia di molto importante, perché comunque ci fa capire appunto come noi riusciamo anche a ottenere un livello di coscienza semplicemente, che poi non è così semplice, prendendo dei cibi che sono appropriati. Quello che volevo chiederti forse è una cosa un po' tecnica, perché per quanto riguarda l'offerta del cibo, no? Noi tutti, appunto, chi segue la disciplina Vaishnava ha questo tipo di relazione con il divino, per cui qualsiasi cosa noi cuciniamo, prima di poterla prendere, noi la offriamo al divino. E sappiamo, perlomeno per quanto mi riguarda, che queste cose tu le offri e poi, dopo che Krishna accettato la tua offerta, le prendi cibandotene, e è di rilevante importanza proprio per la nostra coscienza. Quello che è la mia domanda è la seguente: quando noi praticamente offriamo di più di quello che poi siamo capaci di prendere come prasadam, visto che comunque poi il cibo tende a perdere le sue qualità, e come dobbiamo comportarci? Per esempio, io cerco di finirlo magari nella giornata successiva, se non posso poi o lo offro alle piante, normalmente faccio così, però vorrei capire proprio quanto tempo possiamo tenerlo anche nel frigo, magari così, senza recare né offesa al prasadam, né tantomeno noi poi prendere qualcosa che comunque non è più cibo semplicemente perché è prasadam e quindi ha tutta un'altra struttura, però magari ha delle qualità che sono un po' differenti da quando è stato cucinato. Grazie. Grazie per la domanda, Amantra. Spero di poter rispondere in mezzo minuto. Penso di sì. Allora, senti, tu sai bene che le scritture, la Bhagavad Gita, c'è un verso in cui definisce proprio il cibo di ignoranza e dà proprio un orario tecnico, ci dice cibo,
cucinato, dopo 3 ore non dovrebbe essere più toccato, perché è già in fase di decomposizione. Chiaramente a livello, quando viene fatta un'offerta al divino, c'è questo quantum energetico in più. Allora viene detto che il cibo può durare anche di più. Io a quel punto inizierei a far entrare il buonsenso. Se mi permettete, finisco velocemente, proprio 30 secondi questo. Quindi io farei entrare subito il buonsenso come attività. Cioè, uno può mantenere quel cibo, forse il giorno dopo, nel frigorifero, tenuto bene. Poi con buon senso uno capisce che ha un carico spirituale, però il problema è che siamo noi, che non siamo perfettamente puri. Se fossimo puri, perfettamente puri, potremmo mangiare cibo scaduto. Ci sono storie negli Shastra, nelle scritture, che raccontano questi aspetti. Però siccome non siamo a quel livello, siccome ci reputiamo persone in fase di sviluppo ancora, usiamo il buon senso. Quindi quando vediamo che il cibo non è commestibile, tranquillamente, se no cerchiamo di velocemente darlo a qualcun altro, offrirlo, portarlo a amici, a conoscenti, o cucinare il giusto. Va bene, spero abbia un po' risposto, ma è una domanda interessante ma lunga. Grazie. Hare Krishna, grazie per la vostra presenza e per la vostra attenzione. Hare Bol. Prego, qui c'è il microfono, ai cantanti e suonatori. Grazie mille. Mi dà un paio di cose. Ki bajaya jaya gora chande Arati ko shobha Jaya jaya ora chande Arati ko shobha Ki bajayo jaya gora chande Arati ko shobha Janavi tatavane jagmana lobha Janavi tatavane jagmana lobha dakini tae chand bame gada dhara dakini tae chande bame gada dhara nikate advetashini Shivasa chatra dhara Shivasa chatra dhara
Nikate Advaita Shini Vasa Chatra Dhara Bosiya ke Gora Chan Ratana Simsahane Bosiya ke Gora Chan Ratana Simsahane Arati Kore Brahma Adi Deva Kane Adi Gore Brahma Adi Deva Kane Nara Hari Adi Kori Chamara Dhulaya Dikori chamara dhulaya Sanjaya mukunda basu gosadigaya Basu Gosadi Gaya Sankha Baje Ghanta Baje Aje Kartala Sankha baje, ghanta baje, baje kartala. Madhura mridanga baje. Paramarasala Ramri Danga Baje Baje Paranasala Madhura Ramri Danga Baje Paramarasala Sankha baje, ghanta baje, madhur, madhur, madhur baje. Madhur, madhur, madhur baje, ghanta baje, madhur, madhur. Madhur madhur baje Sankha baje ghanta baje madhur madhur baje
madhur 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 baje madhur 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 baje oh hari bol hari bol nitya go hari bol नित्याय गोरा हरि बोल नित्याय गोरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्याय हरि बोल बहु कोटि चंद्र जिनी वदना उज्वाला बहु कोटि बहु कोटि चंद्र जिनी वदना उज्वाला गाला देसे बना माला कोरे झाला माला गाला देसे बना माला कोरे झाला माला शिवा सुकनारादा प्रेम गादा गादा शिवा नारदा प्रेम गादा गादा शिवा सुखा नारदा प्रेम गादा गादा बाकाति विनोदा देखे गोरारा संपादा विनोदा देखे गोरारा संपादा बाकाति विनोदा देखे गोरारा संपादा जया जया गोरा चांद्रे आरती को शोभा जया गोरा चांद्रे आरती को शोभा जानावा वीतातावाने जगमाना लोभा जाना वीता तावाने
jagamana lova gorange arotik shobha jaga janamana lova dare arotik shobha गोरागे आरोतिक शोभा जग जनमाना लोभा जग जनमाना लोभा गोरागे आरोतिक शोभा जग जनमाना लोभा jaga jana mana lobha jaga jana mana lobha hari bol hari bol nitya gora hari bol hari bol hari bol hari bol nitya gora नित्याय गोरा हरि बोल हरि बोल नित्या गोरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्या गोरा नित्याय गोरा हरि बोल हरि बोल नित्या गोरा हरि बोल गोरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्या गोरा हरि नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ते वेदांता स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गोरावाणी प्रचारिने निर्विशेषा शून्यवादी पश्यता देशातारिने जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद जय श्री जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता
gadadhara shiva sade govatavena. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hari Bol. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hari Bol. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna,
Jayo Radha Vraja Sunda Radha Vraja Sunda Shirade Jayo Radha Vraja Sunda Radha Jasunda Shirade Jaya Jagannath Jaya Jagannath Jaya Baladeva Jaya Subhadra Jaya Jagannath Jayo Jagannath Jayo Baladeva Jaya Subhadra Jaya Gauranita 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 Jaya Gaurani O Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhu Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev Jai Jai Radha Vraja Sundar ki Jai Jagannath Baladeva Subhadra ki Jai Gaur Anitai ki Gaur Premanande Hari Bol spray. Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya. Eton Rishim Ho Paraton Rishim Ho Yato Yato Yamitaton Rishim Ho
Yato, yato, yamitato, nrishimho. Vahe nrishimho, hirdaye nrishimho. Narasimha Madim Saranam Prapadi 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 Tavakara Kamala Vare Nakaram Adbhuta Shringam Dalita Hiranyakashipu Kanu Bringam Keshavadrita Narahari Rupa Hare Jaya Jagadish Hare Jaya Jagadish Hare Akara Kamala Vare Nakha Adbhuta Shringa Hare Jaya Jagadish Hare Bolo Jaya Jagadish Hare Jaya Jagadish Hare Jaya Nrisingha Dev Jaya Nrisingha Dev Jaya Nrisingha Dev Jaya Nrisingha Dev Hari Bo Jaya Prahlad Maharaj Jaya Prahlad Maharaj Jaya Bhakta Prahlad Jaya Bhakta Prahlad Jaya Lakshmi Nrisingha Jaya Lakshmi Nrisingha Jaya Lakshmi Nrisingha Jaya Lakshmi Nrisingha Jaya
Prabhupada, 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 Jaya Srila Prabhupada, Haribo, Prabhupada, Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo. Nrsimha Bhagavan ki, Prahlad Maharaj ki, Srila Prabhupada ki, Nitai Gora Premanande, Hari Haribo. Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakati Sadma Guru Charana Padma Kevala Bhakati Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakati Sadma Bandho Mohi Savadana Ma Te Bandho Mohi Savadana Ma Te Jahara prasade bhai e bhavatoriya jai Jahara prasade bhai E bhavatoriya jai Krishna prapti hoy jahoy te Krishna prapti hoy jahoy te Guru Mukha Padma Vakya Chitete Koriyakya Padma vaikya, chitete koriya.
Guru Mukha Padma Vaika Chitete Kori Aikya Padma Vaika Chitete Kori Arna Kori Homanea Sha Shri Guru Charane Rati Eishe Uttama Gati Charane Rati Eishe Uttama Gati Shri Guru Charane Rati Eishe Uttama Gati Je Prasade Pure Sarva Shah Je prasade pure sarva sha Chakudana jillo jai jame jame prabhu sei Chakudana jilo jai jame jame prabhu sei Divya gyan ride prakashito Divya gyan ride prakashito Prema bhakti jaha hoite avidya vinasha jate Prema bhakti jaha hoite avidya vinasha jate Vede gai jahara charito Vede gai jahara charito Shri Guru Karuna Sindhu Adama Janara Bandhu Shri Guru Karuna Sindhu Adama Janara Bandhu Lokana Lokera Jivana Lokanat Lokera Jivana Aha Prabhu Koro Doya Deho More Pada Chaya Aha Prabhu Koro Doya Deho More Pada Chaya Ah, Prabhu Koro Doya Deho More Pada Chaya Ah, Prabhu Koro Doya Deho More Pada Chaya Ah, Prabhu Koro Doya Deho More Pada Chaya
bejaj gushu tribhuvana e bejaj gushu tribhuvana gurudev loina charana Prabhupada Patita Pavana Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Shila Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Gurudev, 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 Gurudev Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti namine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Deshatarine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda Krishna Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna,
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo! Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Canti te, io suono. Canti te, io suono. Ok, ok, ok. Hare Krishna. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Hare
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Rama बताओ कोई हिंट दो आप बोलो हम सोचते हरे कृष्ण एक एक है फिल्मी एक फिल्मी है वो याद है आपको हरे हरे कृष्णा नो दूसरे वाला एक और हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा ये दूसरा है वही वाला पहले यही गा लेते हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे 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 कृष्णा रे हरे Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Hare Ancora Hare Krishna Hare
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Demo Namo Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Rama 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 Hare Hare Te Narayan Vasudeva Shri Krishna Govinda Hare Murare He Nath Narayan Vasudeva Shri Krishna Govinda Hare Murare He Nath Narayan Vasudeva Shri Krishna Govinda Hare Murare He Nath Narayan Vasudeva 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 Shri Krishna Govinda Hare Murare He Nath Narayan Vasudeva Narayan Vasudeva Gokul mein chamke Mathura ke tare Gokul mein chamke Mathura ke tare He Nath Narayan Vasudeva Krishna Govinda Hare Murari He Nath Narayan Vasudeva Krishna Govinda Hare Murari
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare Krishna Hare Govinda Hare Murare Nath Narayan Vasudeva Krishna Govinda Hare Murare Nath Narayan Vasudeva Matu Swami Sakha Hamare Matu Swami Hamare Nath Narayan Vasudeva Ram Ram Swami Sakha Hamare Nath Sita Ram 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 Jai Ram Sita Ram 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 Jai Mai Ram Ram Sita Ram 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 Jai Jai Ram 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 Sita Ram 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 Jai Jai Ram 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 Sita Govinda Hare Murare He Nath Narayan Vasudeva Krishna Nath Narayan Vasudeva Prasadam ki jai ho We will continue after Prasadam वो पता कौन सा था वो था एक हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी Vasudevaya Namaha Om Namo Vasudevaya Namaha Om Namo Vasudevaya Namaha Om Namo Vasudevaya Namaha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Namaha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Namaha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Namo Nama Om Namo Bhagavate Vasudevaya Namo Nama Om Namo Bhagavate Vasudevaya Namo Nama Om Bhagavate Vasudevaya Namo Nama Namo Nama Namo Nama Namo Nama Namo Nama Hare Krishna Haribo Hare Krishna
Jayo Ram, Jayo Jayo Ram. Bello, è bello questo.